Buonasera, caro. Buonasera. Buonasera. Incredibile quello che ti passa per la testa, Nico. Nico, io penso che tu ti stia un po' sottovalutando, però, perché solo $100 io lo vedo un po' riduttivo, Ti apprezzerei un po' di più io. No, non è per quello, è perché stasera volevo parlarvi di soldi americani. No, ma no, senti, noi guarda, te volevo dire subito, noi non ci abbiamo una lira. Beh, tu questi interventi che fai nel nostro programma sono belli, interessanti, però non te possiamo pagare nemmeno $100. Ma che dico $100? Qua siamo proprio messi. Ti prego, no, non farci questo, non mandarci la parcella. No, assolutamente, io la parcella non ve la mando in puro stile 2.0, perché stasera non perdo tempo, perché ho visto che Rumore Radio stasera ha una scaletta meravigliosa piena di tante cose. E devo dire una piccola cosa tra parentesi, che vedendo i ragazzi con cui vi collegherete in quella casa, bravo, più tardi mi è venuto un attimo di mancanza di aria, perché mi sono ricordato. Mamma mia, non so quanti giorni stanno lì dentro, ma insomma sono no, spiegalo, perché non tutti lo sanno, insomma questa sera poi ci sono tante persone nuove, quindi spiega perché hai detto questa cosa. Allora, io, intanto insomma, diciamo l'anno scorso di questi tempi ero chiuso in una stanza tipo quella già da una novantina di giorni, ecco, forse qualcosina di più, e quindi insomma vedere persone chiuse in una stanza mi ha messo un po' diciamo ti hai ricordato che qualcosa per altri fini, tu tutt'altra cosa insomma, e quindi sì. Però hai visto, mi ha ricordato, c'è stato un déjà vu. Va bene, comunque. Bando alle ciance, sgamo 2.0 di oggi, una cosa di cui forse molti hanno sentito parlare, io compreso, ci avevo fatto un poco caso, oppure ci avevo fatto caso, mi andava bene così, ma qualche giorno fa mi è successa una cosa che mi ha cambiato la prospettiva in assoluto. E cioè, come noi paghiamo, ecco perché ho messo questa schermata, come noi paghiamo le risorse 2.0 del web che usiamo, in particolare Facebook o Google, insomma tutto quello che usiamo sulla rete, ma soprattutto Facebook, visto che noi usiamo Facebook. Allora passo alla condivisione dello schermo. Io passo a mandarti e tutto schermo, aspetta. Ecco. Allora, dimmi, se lo trovo. Non trovo i tasti stasera, vai, ecco qui, perfetto, sei a tutto schermo. Ok, spero che voi riusciate a vedere il mio telefono. Yes. Ecco, vi faccio vedere da dove è nata questa mia paura. Questo è il mio Facebook sul mio telefono, smartphone. Credo che molti di voi utilizzeranno Facebook su un telefonino, su uno smartphone. E da qualche tempo Facebook ha messo questa cosa carina che si chiama sincronizza contatti. Praticamente la cosa che più ti viene all'occhio è sostituisci foto, cioè tu hai una tua bella rubrica telefonica sul tuo telefono e Facebook ti dice: vuoi sincronizzare la tua bella rubrica telefonica del telefono con i tuoi amici di Facebook, in modo per esempio da avere la foto aggiornata sul tuo contatto? Uh-huh. E allora potrebbe dire sì, ok, lo faccio, perché mi sembra una cosa carina. E qui appare questa scritta: se attivi questa funzione, tutti i contatti presenti sul tuo dispositivo, nome, indirizzo, email e numero di telefono di ognuno, verranno inviati a Facebook e bellissimo, saranno soggetti alla normativa sulla privacy di Facebook. E sono tutti inoltre felici. Le immagini del profilo dei tuoi amici e altre informazioni presenti, eccetera, eccetera. Assicurati che i tuoi amici siano d'accordo con l'uso che farai delle loro informazioni. A quel punto li chiami uno a uno, giusto? Ecco, oppure come più facilmente succede, uno questa operazione la può fare anche non attraverso Facebook. Adesso tolgo questo e rimetto Facebook.
perché uno può anche non farlo attraverso Facebook dal telefonino, ma può farlo attraverso il Facebook che usa nel suo PC normalmente. Praticamente cosa succede? Noi diamo a Facebook il possesso di tutti i nostri dati. Sapete già, credo tutti, che noi diamo a Facebook le nostre foto, i nostri post, i nostri video, tutto quello che linkiamo, le foto per esempio che pubblichiamo sono di proprietà di Facebook. Facebook, se voi non date delle limitazioni, può farne un po' quello che vuole. E allora qualche giorno fa cos'è successo? Qualcuno ha pubblicato un messaggio che io ho condiviso, che diceva di andare sul proprio account, andare su modifica amici e leggere, cliccare contatti. Io l'ho fatto e cosa mi sono trovato? Mi sono trovato tutta la mia rubrica del telefono su Facebook. Che spettacolo! Tutta la mia rubrica. Adesso questo che vi faccio vedere, chiaramente sono numeri di telefono che le persone hanno aggiunto spontaneamente su Facebook. Effettivamente a guardarli sono un po' troppi per essere spontanei. C'è anche Davide, l'ho visto. Certo, c'è anche Davide, c'è anche Davide. Momito, immagina scuro io, porca miseria. Mi sa tanto. Ma ci sono anche io? Ci sei anche tu, posso andare a vedere se ci sei anche tu, dipende insomma se tu l'hai messo, se qualcuno... No, tu non ci sei. Ecco. Beh. La cosa non simpatica qual è? Che un conto è mettere il proprio numero di telefono perché lo abbiamo deciso noi. Certo. Un altro conto è mettere il numero di telefono perché qualcuno ha condiviso la propria rubrica telefonica. E questo non funziona solo con Facebook, perché torno un attimo da me, visto che insomma, vi ho fatto vedere qui, torno da me, questo non funziona solo con Facebook, perché qualcuno di voi avrà sentito parlare di Viber o Viber, sì. Questo programma che tramite iPhone ci si può telefonare gratuitamente. Mm-hmm. Ecco, come si fa a telefonarsi gratuitamente? Poi immaginatevi insomma che questa è un'azienda che ha dei server, della gente che lavora per farvi telefonare gratis. Mm. Ecco. E come fanno? Chiaramente io, aprendo il programma, do la mia rubrica del telefono a Viber. Perché? Per potermi Viber dire che un mio amico ha il mio numero di telefono e anche lui ha Viber, deve per forza confrontare i due numeri di telefono, cioè deve avere nel suo database il mio numero di telefono e un numero di telefono di un mio amico di cui io ho il numero nel mio telefono. Non so se è chiaro. Sì, sì. Questo vuol dire che Facebook, Google, Viber, WhatsApp, che è un'altra applicazione, insomma, ogni volta che noi ci colleghiamo ad un account di un social network, diamo tutto quello che sincronizziamo, ma non solamente il nostro, ma anche quello dei nostri amici. E questo funziona anche con le applicazioni. Ma questa cosa è legale? Posso chiedere se secondo te è legale? Allora, il discorso è che tutti stanno facendo delle enormi battaglie. Qualche settimana fa è andata una puntata di Report, programma che va su Rai 3, appunto su questo, e Facebook e Google, interpellati appunto sull'utilizzo che fanno dei dati che noi diamo, dicevano che loro hanno una legge sulla privacy per cui non fanno quello che noi non gli diciamo di fare. Sappiate, per non dirgli di fare qualcosa a Facebook, dobbiamo dirglielo. Quanti di voi sono andati sull'account di Facebook a dire non usare le mie foto, non usare i miei contatti, non usare i miei video? Cioè, questa è una cosa che bisognerebbe fare, perché c'è la possibilità di togliere. Ma la cosa più grave è che Facebook, per esempio, vende a terzi i nostri dati, e questi terzi di lavoro fanno la vendita di dati. Ve ne dico una: Zynga. Sapete cos'è Zynga? No. Zynga è quell'azienda che fa tutti i giochi, Farmville, Cityville, tutti quei giochini che si possono giocare attraverso Facebook. Io conosco persone grandi che hanno magari figli di 10 anni che fanno l'account di Facebook solo per far giocare il figlio a Cityville. Vero. O a Farmville. Ecco, quando voi accettate l'applicazione di Facebook, c'è un quadratino con una cinquantina di righe con scritto: consenti di dare i tuoi dati
e i dati dei tuoi amici a Zynga? E tu dici di sì, perché sei bramoso di andare a giocare al giochino. Cioè, è obbligatorio? Assolutamente obbligatorio. Tu devi assolutamente consentire di dare i tuoi dati, quelli dei tuoi amici, per poter giocare a Farmville o City. Com'è? Che cos'è? No, ho messo la sirena perché c'è veramente... E quindi immaginatevi che questo lo fa Facebook, lo fa Twitter, lo fa Google, lo fanno tutti, insomma, e tutti quanti, anche perché, ragazzi, qual è il lavoro di Facebook? Dov'è che guadagna Facebook? Facebook guadagna nel vendere a terzi i tuoi dati. Qual è poi lo scopo? Lo scopo è farti arrivare una pubblicità in qualche modo più mirata. Cioè, per esempio, a Daniele gli faremo arrivare una pubblicità sulla, non so, sul nuovo legno per chitarra, non certo pannolini per neonati. Anche perché lui... poi, chiaramente, in base alle nostre ricerche, ai nostri amici vedono di che cosa siamo appassionati e poi certo ci propinano. Purtroppo la cosa più grave di tutte è che noi siamo sempre liberi di dare i nostri dati, quindi puoi sempre dire sei stato tu a dire consenti. La cosa brutta è che se io consento di far vedere anche i dati dei miei amici, Facebook ti dice cerca di capire prima se i tuoi amici sono d'accordo. Sì, ma a parte quello, ma poi normalmente i bambini, o cioè intendo dire, cioè 16-18 anni, non è che stanno tanto a guardare queste cose. Magari sul telefono però c'è il numero di papà, che poi a sua volta c'è il numero di e così via, no? Quindi è un attimo. Assolutamente. Sappiate, insomma, che quello che la rete ci dà è gratuito da un certo punto di vista e a pagamento invece da questo, perché come alla si fine può, come si il può, soldo siamo noi, insomma. Come si può avviare questo problema, quindi, Nico? Allora, una piccola attenzione per quanto riguarda Facebook è appunto quella di andare sul proprio profilo, in alto a destra c'è account e ci sono tutta una serie di voci per decidere di condividere i propri dati con chi sì e con chi no. Sappiate però che voi potete decidere alcune cose di non condividerle con gli amici, ma tutto quello che caricate su Facebook è comunque di Facebook. Poi sì, potete dire a Facebook, certo, di non usare alcune cose, però purtroppo è Facebook lo paghiamo, è anche caro, insomma. Ho capito. Quindi, insomma, la moneta si è capito adesso, forse qual era il senso. Esatto, io sono assolutamente una moneta e devo dire io che ho account dappertutto, collegati tra di loro in mille modi, ho praticamente dato a queste aziende tutto di me e tutto dei miei amici, quindi se siete amici miei, il vostro numero di telefono, l'indirizzo di casa, io è nego sicuramente tutto in mano a qualcuno. Ma tu non puoi tornare indietro adesso, tra l'altro? Sì, io sono assolutamente tornato indietro, ho tolto tutto, ho levato sincronizzazioni, cancellato. E allora perché roba. Abbiamo visto che ancora sono là? Cioè, c'è Davide, no, che c'ha il numero bello pubblicato? Quei numeri perché hanno deciso loro di pubblicarli, e quindi Davide ha deciso di mettere il suo numero in qualche modo. Attenzione, speriamo che Davide stia ascoltando. Ecco, attenzione che in questi giorni c'è uno stratagemma simpatico. Non so se a tutti voi è arrivata la nuova versione di Facebook in cui messaggi e chat sono unite in un unico gruppo. Sì. Esatto, potete scegliere di avere una mail di Facebook e poi c'è la parte SMS, cioè potete mandare un SMS da Facebook a un amico e lì Facebook vi chiede di mettere il vostro numero di telefono. Molti sicuramente l'avranno fatto in questi ultimi giorni e quindi si trovano il loro numero di telefono bello che è pubblicato su Facebook.